design. Già questi sono denti limati, diciamo. Si toglie uno strato superficiale di smalto e poi lì vengono unite le lenti a contatto. Qua a questo paziente noi ha cambiato di più in questa zona dove sono premolare, perché era, l'hai visto anche prima, era troppo basso. Ok. E già, diciamo che come si fissano. Si vede quanto questi denti sono limati. E poco, da un metro già non si capisce che sono limati dentro o no. Noi facciamo queste foto anche per guardare come gengiva rosa, rosa come rosa pallido. Rosa pallido, Sì, questo è buccia d'arancia. un seno di gengiva sano. Questi sono faceti tutti. Si vede qua, si vede la Trasparenza. trasparenza già. Tutte le persone dicono che queste facciate non può cadere, non come si attaccano, come si. Si Prima, staccano, si rompono. sì. Prima se tutto è fatto bene di fissare queste facciate, loro non può cadere, ok? Perché loro viene Coesive, sì, c'è il principio della one piece. coesività che le rende resistenti come il dente Sì. naturale. Voi immaginate due lastre di vetro e gli mettete acqua tra le due lastre, non le stacchi, non le Loro staccherete. puoi rompere pezzi tra queste, ma never you. Non si stacca, ce l'ho una qua, c'è tra 20 anni. Ho mangiato panini, bruschette, pizza. Di attaccare più bene, sempre si. Perché questo attaccamento c'è un adesivo che non deve stare acqua qua, non deve prendere acqua proprio Deve da essere anche. fatto in acqua asciutta l'adesivo. Sì, perché quando anche i pazienti respirano c'è L'umido della la bocca. umidità in bocca, Certo. per questo deve isolare bene bene. Qua si vede che è isolato perfetto. Ma è vero che dopo pochi anni vanno sostituite? Sì, Quelle in plastica, in composito, sì. cambia facciati solo quando è normale, 3 anni. Gengiva si ritirano, anche si vede transizione di dove è attaccato, vedi qua, dove è faceta e denti. In quella zona si può un poco prendere un colore più scuro, solo quella zona. Quei pazienti che dà fastidio questa cosa si prepara di nuovo, si va più sotto con gengiva. E si cambia, ma diciamo che tra 20 anni si cambia, non per quello che sa roto o non sono belli, solo per quello che deve andare di nuovo più vicino con gengiva. Okay. Facete in composito? No, Perché? Però c'è chi le fa never. molti. Composito è un materiale, diciamo, che costa poco, ma lui non è stabile in tempo, Non è diciamo, stabile. non è stabile in colore, in volumetrico. Lui non è stabile. E anche lui prende sotto sul composto, tra tempo c'è uno spazio, prende un piccolo, diciamo, non si vede con l'occhio. Ma in questo spazio entra il saliva con tutti i batteri e fanno caria. Si prende un caria di nuovo e già è il problema. Ceramica è un materiale stabile in tempo, può stare anche 100 anni, lui non si cambia neanche colore, neanche forma. Come il vetro, Sì. non assorbe acqua il vetro. E la pulizia, cioè è più difficile mantenere, cioè la No, pulizia, il guardate, tartaro. no, è È una uguale. lente a contatto che sta attaccata sopra lo smalto. Sì. Ok, se una produce tanto tartaro, Quando quindi gli fa la funziona. pulizia toglie il tartaro, Qua come io negli ho. strumenti normali, che l'ablatore che si usa per pulire dal tartaro.
non rovina la faccenda. Perché diciamo, da qua fino a qua è un millimetro. Lui già da solo capisce quanto è limato qua, diciamo neanche così è limato. Okay? Si limano poco, solo per fare vedere il tecnico dove si deve fermare con la faccetta. Solo per questo, non per... Ora si limano quando il dente già è troppo avanti o troppo indietro. Si limano per cambiare la posizione. Se il dente, se il paziente ha fatto ortodonzia con parecchio, ha cambiato posizione giusta di denti, si limano poco. Se il paziente dice che no, io non voglio fare parecchio perché di tanto tempo mi dà fastidio, deve tagliare di più denti. Ma io non sono per quello di tagliare, ma se il paziente non vuole fare ortodonzia, io non posso fare con la forza ortodonzia questo trattamento. Ma per me, io sono contento 120% quando i pazienti fanno il trattamento giusto, perché anche io posso dormire più bene. Guarda, io conosco che questo paziente non aveva problemi zero con quello che ha fatto. Guardate qua, qua è un millimetro, da qua fino a qua è un millimetro. Poco, è solo come si dice quando io tu... Un graffiato. Sì, solo un graffiato e basta. Si mette questo è un acido, tutti i denti hanno buchi, canali, tanti, non si vede, solo con un microscopio quello che fa grande. Per un millimetro lui c'è 4000 tubuli questi. Questo acido, vedi che viene un po' bulli, piccoli. Sì, lui prende un po' un strato piccolo dal dente, tolgono da queste canalicole parte organica e loro rimane vuote. Sì? Vuote. E già lui prima non era così, era liscio e non così bianco. Dopo questo giro vedi che è stato più bianco, sta tolto la parte organica da quello strato di denti. E già lui è solo, questo è il contatto con la faccetta, è solo parte anorganica, che come diciamo, come questo, puoi attaccare bene, perché quando dicevo solo organica, non si attacca bene, non prende questo. Qua si vede che è bianco, questo è un seno che tutto è perfetto. E queste sono faccette messe su dente. E questa ceramica si vede quando facciamo vicino, si vede questa zona, sì? Transizione dai faccetta e denti. Tra il tempo prende colore come signora Laura. Signora Monica, stai attento. lei ha detto che quando si cambia faccette. Quando la gengiva si ritirano da questa zona di transizione e prende un poco un colore scuro, ok? In quel momento si cambia. E già altre, fino a quando si fissano tutti. E già sono tutti attaccati. Quanto tempo ci servono per attaccare solo, non fa per fare prova, non per limare, solo per attaccare. Qua con questo paziente ho lavorato diciamo 3-4 ore, è un lavoro, perché qua non, proprio non deve fare la mistake, come si dice, mistake. No, non puoi fare un errore, se tu fai errore altri facetti non si attaccano, non vengono in posizione. Non sono 2, 3, 4, 5 posizioni di faccette, solo una posizione e basta. Tu o fai bene o non fai, non si può fare in un altro modo. Come fai?
come con esempio dicono come solo deve fare perfetto. Beh, e basta. Quando le incolli è un segreto, se devi mettere questa, lascia quelle vicine già in posizione. Invece sì, c'è una colla che tu metti che non le attacca, che le posiziona, però le tieni in posizione e la metti una incollata, poi fai incolli questa e questa, poi incolli questa con questa. C'è un trucchetto per piazzare, diciamo, i bottoncini dritti. Sì, in chirurgia puoi andare con l'impianto un grado così, non è un problema, ok? Qua con faceti, se tu con 0,000 gradi vai destra, sinistra o un'altra cosa, già è un errore. Per questo servono tanto tempo per fissare, per lavorare, per... E dopo, sì, e dopo vedi questi denti... Ma quindi nel momento in cui metti le facette non si cariano più? No, dove sono messa la faceta, nessuna volta non si caria. Qua si può carere, qua da indietro dove noi faceta si può carare, ma anche quando rimane il cibo tra i denti e il paziente non ha l'igiene buona, si vede qua, il paziente non ha l'igiene buona perché qua c'è il tarto. Se lui, questo paziente lava bene i denti, questa cosa non c'è qua, anche qua non c'è. Si è messo il profumo, ma non si lava. Sì, sì. E questi denti sono tutti singoli, come era prima con l'igiene, anche dopo la stessa cosa. Non dipende da me, dipende anche da me che ha fatto io. Se ho fatto tutto perfetto, già dipende dal paziente come lui lava i denti, come lui mantiene questi denti. Deve per forza, anche per denti naturali, deve prendere la colotura, non la colotura, irrigatore bucale, perché tutto il problema viene dal tra i denti. Se tra i denti rimane cibo, quel cibo viene dal medio basico, viene il medio acido e lui prende tutto il minerale dai denti e fa un buco dove entrano tutte le batterie e piano si... Saluta qua la diretta, qua chiudiamo la diretta e andiamo, continuiamo invece in privato per il video e la parte privata. Ciao a tutti, noi vi aspettiamo. Saluto, noi continuiamo la lezione per i pochi intimi che stanno qua.